dei meriti e l'intercessione del Santo nostro Padre Berardo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Monsignor Leuzzi, oggi è San Berardo, la festa del patrono della città di Teramo. Il suo pensiero è andato anche a coloro che sono ricoverati a causa del Covid. Sì, e vivremo anche la settimana prossima e girerò per tutti gli ospedali della nostra diocesi per incoraggiare e soprattutto per ringraziare i sanitari. Mi sembra che la situazione stia molto migliorando e quindi dobbiamo avere molta fiducia e soprattutto credo che dobbiamo far sentire la nostra presenza accanto ai nostri fratelli e sorelle che hanno vissuto, che stanno vivendo ancora questa esperienza, ma io sono fiducioso che pian piano possiamo davvero creare le premesse per poter non soltanto tornare a casa, ma soprattutto di poter riprendere la propria esperienza quotidiana di vita. Ecco, quest'anno San Berardo purtroppo a causa del Covid e quindi della questione assembramenti non ha avuto la partecipazione che ovviamente si poteva attendere, perché la città di Teramo ama molto il suo patrono. Ma io devo dire ringrazio voi, tutte le televisioni, ma credo che già è un miracolo che siamo riusciti a realizzare con una partecipazione di tanti sacerdoti, tante autorità e anche la Chiesa piega compatibilmente con gli obblighi di emergenza sanitaria, per cui sono molto contento che abbiamo vissuto, ma penso che si è parlato di San Berardo sia pure in termini molto brevi, perché non sapevamo fino a qualche giorno fa le potenzialità, le possibilità di una celebrazione eucaristica come quella. Non si è potuta fare la processione, però credo che il Signore ci aiuterà per poter davvero ripartire con fiducia.